tesoruccio del mio Ignaz. Buona giornata, cara Crazy. Come mai ti trovo qui all'aeroporto? Sono in attesa di mio cugino Mahatma Kat, che viene dall'India. Attenzione, prego. Il signor Mahatma Kat è in arrivo sulla pista numero 3. Perbacco, un aereo privato. Che dimostrazione di opulenza. Ecco, non si tratta esattamente di un aeroplano. In effetti sono quattro stracci. Ridurre la velocità dell'aria. Estrarre carrello d'atterraggio. Procedura di avvicinamento. Salamate, cugina Crazy. Ed ecco un bel salamino anche per te, cugino Mahatma. Oh Allah, che bella casa spaziosa che hai, cugina. No, questo è l'aeroporto. La mia casetta si trova da quella parte. Indicami la strada, deliziosa cugina. Razza Mattas. Dove atterro? Quella è la mia casetta, scendi. Razzama Tassala, tira fuori scala. Razzma, scala va. Allora, cugino? Beh, ecco, io sono abbastanza affaticato da questo lungo viaggio. Posso distendermi da qualche parte per un sonnellino? Ma certamente, cuginetto. Fa come se fossi a casa tua. Ti ringrazio. Il tuo paese ha dei letti stupendi. Stai comodo, cugino? Come se stessi su una nuvoletta azzurra. Ti prego di scusarmi, vado a vedere chi bussa alla porta. Paps vi ha detto che in casa hai un ospite. Sì, è vero, è arrivato il mio cuginetto dall'India. Voglio proprio dare un'occhiata a quel fachiretto fasciato. Non fare tanto chiasso, Ignaz. Sta facendo il suo sonnellino di bellezza. Allora dovrà svegliarsi fra mille anni. Aspetto di vedere le cose da favola che mi ha portato. Questo, per esempio, è un vero tappeto volante. Questa specie di straccio? Vuoi prendermi in giro? Innanzitutto ha bisogno di una bella ramazzata, perché è tutto... Oh, come facevi a sapere la parola magica? Che è successo, cugina? I tuoi stracci hanno rapito il mio adorato Ignaz e sono volati via. Stai parlando del mio prezioso tappeto volante? Oh, ma come sei pallido, cugino mio. Bevi subito un bicchiere d'acqua. Che strano. Anche se durante il giorno bevo tanta acqua, ho sempre sete. Forse hai qualche disturbo di stomaco. Cercherò quel furfantello sulla sfera di cristallo. Allakalia, dimmi sfera dove sta. Chi l'avrebbe mai immaginato? Un televisore tutto rotondo. Ah, ecco dove sta andando con il mio amatissimo tappeto persiano. Fabbrica di mattoni, proprio quello che mi serviva. Santi numi, proteggetemi. E questo cos'è? Ah, è una cambiale di Ignaz per una partita di mattoni. Povero me! Aprire i portelli di lancio. Bombe pronte al lancio, via! Guarda, quell'infedele sta lanciando dei mattoni. Con questo gioco può far male a qualcuno. Credi, cugino? Io direi proprio di no. Questo fatto mi ha convinto. Devo riprendere subito il mio tappeto volante. Dannato pedone, perché non guardi dove metti quelle manacce? Malfattore di un topastro, restituisci subito il maltolto, cioè il mio tappeto. Smettila, Fakiro, non vedi che mi stai annoiando? Devo proprio dare a quel blasfemo roditore una bella lezione. Abra culmine, ti mando un fulmine. Ha reso un gran servizio alla nostra comunità, la ringrazio di cuore. Posso assicurarle che si è trattato di un vero piacere. La prego di porgere i miei saluti alla cara cuginetta. Dovrà passare una vita prima che parli ancora con un indiano. Oh no, svengo. C'è qualcosa che non va, Ignaz? Oh, volevo solo mostrargli il risultato del suo ultimo bigliettino d'amore. Angioletto mio.